Visita la chiesa di Borgo Sperona, il paese fantasma. Vediamo, eppure è bellissima, eh? Ma se c'era la manutenzione del tetto, questi danneggiamenti non c'erano. Però nel complesso, sì, le mura sono integre. Qui c'è anche il nido di un uccello. Guardiamo qui. Ci stanno delle iscrizioni. Questo è stato fatto dopo il terremoto. C'è anche qualche vecchio giornale, non so che data è. Ecco la soffitta. Io sono entrato da lì. Questa è una parte. Proseguiamo di qua. Qui c'era il bagno. Perfetto. E si sale sopra. E sopra cosa c'è sopra? Sopra abbiamo un altro appartamento. Le stanze sono asciutte per un semplice motivo, perché qua ci troviamo nella parte a solare, dove ci batte il sole. Guarda, veramente asciutto qui. Qui c'è una stanza. Il balcone. Ah no, là non ci stanno le altre stanze per un semplice motivo, perché è alta la soffitta della chiesa, la volta. E guardiamo qui, sì, c'è solo questa stanza. Evidentemente questa è una stanza per il prete, questa bastava un'altra qua. Più ci sono anche sotto, vediamo sotto. Li visitiamo sotto, sì, qui. Sì, difatti questa è un'altra stanza. Utilizzata anche per il prete, sì, una stanza qui con l'annesso bagno. Comunque è asciutto, veramente asciutto. Beh, se questa qua ci fanno una piccola restaurata, la cosa basilare è rifare il tetto. Qua sono da una tinteggiatura, una pulita, è una struttura integra, non ha avuto nessuna lesione dell'ultimo terremoto, se non erro nell'81. Qua non ha colpito. Vedete? Asciutto. Quindi qui si può fare un centro turistico come Alba Fucis. Visite guidate. Una. No. Anche qui, così com'è, vedete, io sto facendo dei video, quindi come faccio i video, li può fare qualsiasi persona.